13 maggio 1981. Sono le ore 17:17. Giovanni Paolo II, dopo un'udienza pubblica, sta percorrendo Piazza San Pietro per il tradizionale bagno di folla del mercoledì. La Papa Mobile ha già compiuto un primo giro di saluto ai pellegrini e sta continuando per una seconda tornata. Piazza San Pietro è gremita. All'improvviso, alcuni colpi di pistola vengono esplosi da una pistola Browning calibro 9 all'indirizzo di Giovanni Paolo II. Un primo colpo raggiunge il Papa all'addome, lo attraversa e colpisce al torace una pellegrina americana. Il secondo proiettile frattura l'indice della mano sinistra del pontefice, colpendo poi a un braccio un'altra turista statunitense. La Papa Mobile esce a tutta velocità da Piazza San Pietro. Giovanni Paolo II, ormai privo di conoscenza, viene trasportato in ambulanza al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. L'attentatore, Mehmet Ali Açka, di nazionalità turca, militante nell'organizzazione terroristica di estrema destra Lupi Grigi, viene immediatamente bloccato e arrestato. Wojtyla viene sottoposto a una delicatissima operazione chirurgica. Tutto il mondo cattolico è con il fiato sospeso. All'una di notte, l'intervento viene ufficialmente definito riuscito. Lo stesso Wojtyla parla di miracolo. Una mano ha sparato e un'altra ha deviato il proiettile mortale, sostiene Giovanni Paolo II, per spiegare la sua salvezza. Il 22 luglio 1981, dopo 8 giorni di processo per direttissima, Ali Açka viene condannato all'ergastolo. Sugli eventuali mandanti non ne è mai stata accertata l'esistenza. Viene seguita una pista secondo cui i servizi segreti bulgari, su ispirazione del KGB sovietico, sarebbero i mandanti di Ali Açka. Il 30 ottobre 1984 vengono rinviati a giudizio i bulgari Sergei Antonov, Yelio Vasilev e Todor Ayvazov e i turchi Musa Serdar Selebi, Omar Bajki e Oral Selik. Vengono tutti assolti per insufficienza di prove. Il solo Omar Bajki, custode della pistola utilizzata nell'attentato, viene condannato a 3 anni e 2 mesi. Nel 1983 Giovanni Paolo II fa visita al suo attentatore nel carcere di Rebibbia per rivolgergli il suo perdono. Il 13 giugno del 2000 Açka viene graziato dal presidente Carlo Azeglio Ciampi ed estradato in Turchia, dove sconta altri 10 anni di carcere per un altro reato. Per stessa volontà di Giovanni Paolo II, il proiettile estratto dal suo corpo viene fatto incastonare nella corona della Madonna di Fatima, la regina della pace che ha compiuto il miracolo.